Qualcuno mi chiama, qualcuno mi chiama, sento abbaiare, vuol dire che la canuzza vuole entrare. Brutta bestia, questo mannaggia, io che scappo, ma che ore sono? Vediamo che ore sono. Vediamo che ore sono. Abbiamo due orologi là. Sono le 11 e mezza. Cagnaccio, le 11 e mezza. Come ti giustifichi? Come ti giustifichi, brutta bestia? Come giustifichi il tuo ritardo? Ahia! Con un morso, mannaggia a te, mannaggia! Mannaggia, ma muzzica pure, lascia! E poi abbiamo anche la Laparella di Salvatore un delinquente e Peppu Criminale. I due fornitori ufficiali di televisore da cannibalizzare. Buongiorno da Casandrino Luigi Di Donato. Allora, vediamo un attimino sul banco questo televisore 32 pollici marcato alla rusta, ai cani da gibeccato. Modello 32 PHS 4112/12, chiaramente un Philips 32 pollici. Solito problema di retroilluminazione. Faccio questo video per far vedere un particolare su queste barre LED. Ecco qua. Questo è il televisore, solito problema, come già ho detto, audio sì, video no, quindi probabile retroilluminazione, 99,9% retroilluminazione quasi. Sto facendo questo video perché vi voglio far notare un particolare su queste barre LED. Apriamo e vediamo la procedura di smontaggio. Allora, iniziamo subito a togliere lo schienale, la prima parte, perché poi c'è anche la seconda parte per arrivare poi ai LED. Non dimentichiamo mai la vitarella centrale. Uso sempre il mio svitatore originale cinese, questo qua l'ho preso diversi anni fa in un centro come non mi ricordo, questi Mister Brico, ho speso poco più di 10, 10-12 euro ed è sempre efficiente. Figuratevi che è andato un sacco di volte a terra, non si è mai rotto, l'ho usato come trapano, come avvitatore, come svitatore, da una vita ce l'ho questo qua, non si è mai rotto. Una cosa che si è rotta, poi vi faccio vedere. Ecco qua, l'alimentatore del caricabatterie, che era un 14 volt, ho usato uno per questi qua universali per computer, notebook, la cinesi, l'ho messo a 14 e così mi carica la batteria 12 volt. Quindi se qualche volta avete il problema di che non trovate l'alimentatore che va a 15, 16, 14, sono tensioni un poco fuori misura, per capirci, non sono di solito 12 o 24, potete usare questo qua universale che va da 12 a 24, lo mettete a 14, 15, 16, quando vi serve e lo usate come caricabatterie. Ecco qua, tolto tutte le viti, lo stesso non viene via perché c'è l'altra vitrella nascosta, questa qua. Attenzione. A posto, apriamo, apriamo. Ecco qua, abbiamo solo il connettore degli altoparlanti, quindi non abbiamo anche la tastiera come succede nei soliti Akai. A posto. Adesso per rimuovere la cornice, innanzitutto sganciamo il ricevitore telecomando, eccolo qua. Andiamo a sganciare la flat che va dentro del pannello, togliamo lo scotch che tiene fermo, ecco qua, ah, sono sempre qua di nuovo a prendere, poi dopo togliamo anche la protezione, questa qua, vabbè, ma non perdiamo tempo con queste cose. La cosa più importante è questa qua, cioè non dimenticate le vitarelle qua sotto, nella parte inferiore abbiamo le vitarelle sulla cornice, sono le uniche vite, il resto dobbiamo usare il solito a crocco. Volevo dire, nell'inserzione non ce l'ho più questo qua, c'ho solo il kit completo, questo qua da 10-12 euro. Qua esce sia l'accrocco, questo qua, quest'altro tipo di accrocco e gli accrocchini, quelli più piccolini per i cellulari, queste cose qua. Questo è 10-12, non ricordo bene. Questo qua c'è un'altra versione da 4-5 euro, che è più sottile, proprio che è la stessa cosa. Andate nel negozio e vedete. Quindi la cornice si apre, come si aprono le cozze. Queste qua, questo me le ha dato Raffaele il pescivendolo. Passato adesso da 3 euro e da 1 kg, più di 1 kg di cozze, eccole qua. L'elettronica del pannello è incollata, quindi ecco qua, tolta. A questo punto giriamo la frittata, facciamo attenzione, non spaccare niente. Mettiamo un attimino qua, l'elettronica, vediamo se viene.
Questo sta da questa plastica, io la devo togliere questa plastica, perché praticamente dà fastidio per me. Vediamo un attimo se si alza. Che bella cosa, è incollato pure il pannello. La passa guai. È incollato il pannello sulla cornice. Quando vedete che il pannello è incollato, non forzate e spaccate il pannello. Fate diversamente, sempre con la crocco. Andate man mano a sganciare, non so se si vede con il telefono oppure no, questi fermi qua, vedete? Fate un po' di leva, sganciate man mano tutta la plastica e viene via il pannello con tutta la cornice. Ecco qua, qua vediamo il primo piano, a fine sotto sgancio e si sgancia il pannello sopra e così via, torno tolto. Ecco qua, tolto l'LCD, togliamo pure i filtri, non vi dimenticate come stavano posizionati, come ho detto anche nell'altro video, doppio sotto, sottile sopra, attenzione, senso lucido sotto, opaco sopra. E questo, io veramente mi aspettavo tre barre di LED, qua invece ce ne stanno due, un modello diverso questo qua. Andiamo come al solito a togliere il connettore che alimenta i LED, perché dobbiamo testare quale barra si è rotta, non per riprarla ma per cercare di... Ah, madonna, io sono proprio agganciato. Ah, per andare a testare i LED. Togliamo il foglio riflettente. Piano piano pure questo che si rompe facilmente. Vanno incollati. A questo punto con il testerno originale cinese andiamo a testare le barre. La prima barra non si accende. La seconda si accende con un LED in meno, quindi è stato proprio guaiato. Abbiamo due barre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se reggo ogni barra, voglio vedere un attimino. Voglio vedere un attimino ogni LED quante volte accende. Tre volte, che bella cosa. Va bene, vediamo un po' se ce l'ho queste barre. Allora, di queste barre 6 LED, questi segmenti a 6 LED, ne troverete un'infinità in giro in commercio. L'unico problema è che tutte quelle che trovate, qua si è staccato una lentina, non va niente, tanto le devo buttare queste qua. Tutte quelle là che troverete in commercio sono tutte quante con LED a 6, alimentate a 6 volte, tipo Akai, Smartec e compagnia cantante, pure LG, compagnia LG e compagnia bella, tutte a 6 volte. Le uniche barre che ho trovato nel mio negozio, diciamo nel mio deposito, che sono compatibili con LED a 3 volt tra centinaia e centinaia di barre, ho trovato queste qua, che praticamente hanno pure la stessa distanza per quanto riguarda i fori sul foglio riflettente. L'unica differenza è che le originali, queste qua, hanno il connettore a destra sull'estremità del segmento, mentre la mia qua c'è il connettore al centro. Non è un problema perché fortunatamente il cavo esce dal molto vicino alla al connettore, quindi posso solo scollare e andare a fare saldature, saldare positivo e negativo su uno e sull'altro, così risolvo il problema. L'importante, ripeto, potrei anche ordinarle, però chiaramente poi passano dei giorni, il televisore aperto non lo posso lasciare. L'importante è mettere barre nuove con le stesse caratteristiche. Altra cosa positiva, oltre il fatto che mi trovo con i buchi sul pannello riflettente, è il fatto che la barra è il biadesivo, quindi non mi devo creare il problema di andare a ingollare. Importante, ripeto, è rispettare le caratteristiche. Va buono, allora metterò queste barre qua. Allora, prima di togliere le barre, già ho svitato qualche vitarella, prima di togliere le barre direi di segnare un attimino la distanza di dove sono posizionati i LED, così quando metto la nuova non ho problemi per il foglio riflettente. Fare solo un piccolo riferimento, così fatta alta la luce e via. Perfetto, a posto. Io ho il cavalletto davanti e purtroppo lavoro in una situazione un poco particolare qua. Quanti vite stanno ancora nella vita? Ecco qua, a posto. Ah, è pure incollati, che bella cosa, incollati e avvitati, che cazzo, mamma mia. Ecco qua, andiamo a togliere la barra.
qua ogni tanto entra qualcuno. Il dramma non è il fatto che entra qualcuno, ma è quando entra qualcuno che ha tempo da perdere, perché purtroppo sto riflettendo, vabbè, è uguale che visto e considerato che il connettore l'abbiamo al centro qua, vogliamo solo il biadesivo qua, e attenzione alla posizione dei led, se no poi non ci troviamo sul foglio riflettente, deve andare giusto 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 al centro, ecco qua. Ehi, a posto. Sicuramente qualcuno andrà un po' sfasato perché vabbè, comunque a posto. Togliamo anche l'altro connettore, il connettorino, ecco qua, con l'unghia alziamo la barra, a posto, pure questa, e mettiamo anche qua la barra nuova. Chiaramente dobbiamo stare attenti sempre a far corrispondere i led con le cose, con il pannello riflettente. La striscia di colla sotto ci fa pure da già buttare, meno male, da guida. Attenzione, ecco qua, vediamo un po' la situazione. Ingollato, a posto, poggiamo il foglio riflettendo, vediamo un po', sì, grosso modo ci siamo, vabbè al limite dopo aggiustiamo un pochettino, qualche millimetro per spostare, ma comunque si può risolvere. Facciamo adesso un'altra cosa, adesso dobbiamo scollare, ecco qua, i cavetti positivi e negativi dal telaio. Come vediamo, fortunatamente abbiamo una bella lunghezza abbondante, quindi il problema non ce ne sta. Andiamo a togliere il connettore originale, togliamo il connettore originale, a posto. Andiamo a spellare i fili. Chiaramente il fatto che di mettere queste altre barre del paradosso, non sono barre più economiche, magari una modifica per risparmiare, ma paradosso che costano di più rispetto a quella originale, cioè praticamente abbiamo tolto barre economiche, stiamo mettendo barre più buone, questo se non sbaglio vanno su LG, qualcosa del genere, non ricordo adesso il modello. Allora, questo qua da sopra, questo qua da sotto, la lunghezza ce l'ho ancora qua, quindi non ho problemi di lunghezza. Dopo andare il foglio riflettente, quindi non si vedrà il filo. Quindi a questo punto dobbiamo saldare rosso sul positivo, nero sul negativo. Ecco, la stessa cosa anche sopra qua, positivo e negativo. In questo caso qua, casomai è difficoltoso andare a saldare sui pin del connettore di questa barra, possiamo anche andare su TP1 e TP2, che sono le stesse piste che portano il contatto a negativo e a positivo. Quindi TP1 e TP2 è la stessa cosa di negativo e positivo del connettorino. A posto, terminali saldati su TP1 e TP2, sotto e sopra. Accendiamo il televisore, 3, 2, 1, vediamo un attimino se si accendono queste cose. Il problema, sapete qual è? È che questa qua è una modifica da non fare per due motivi. Il primo motivo è che queste barre costano di più delle originali, cioè delle originali, quello che monta questo televisore. Secondo motivo è che si perde più tempo, chiaramente. Quindi io l'ho fatto solo perché ho messo sulla bilancia due fattori. Fattore numero uno, che dovevo richiudere il televisore subito. Non posso permettermi il lusso di lasciare il pannello in giro, il televisore smontato, che odio vedere il televisore. Io a volte andate in quei laboratori e vedete i televisori smontati, un manico di un ombrello annullato, una matassa di fila, una ruota d'auto, ma una matassa di fila appesa al muro. Mi viene la nausea solo a pensarci. Io qua dietro, non è per vantarmi, ma è un fatto mio questo, lo faccio per me, non per far vedere agli altri. C'ho qualcosa come 60-70 televisori, però non ho nulla di smontato, uno solo. Riparato o senza riparare, lo richiudo, non esiste che lascio qualcosa smontato, non esiste proprio. Quando viene il cliente, dice pronto, non è pronto, ma tu ce l'hai da un giorno, prendi il televisore, nessuno ti ha obbligato a venire da me, arrivederci, grazie. Perché io ho i miei tempi. Bello, io che dici, tutto a posto. Mio figlio...
Allora, in sintesi io preferisco più utilizzare bare più costose, più buone di qualità, magari piuttosto che andare a aspettare che arrivino quelle là, perché altrimenti, ripeto, devo lasciare il televisore smontato in giro e non mi va. E come già vi ho detto, non smontate mai due o tre cose insieme, mai, perché se adesso prendo un altro, magari qua non ho, facciamo un'ipotesi, non ho le barre, ok? Ordino le barre, sono 2 o 3 giorni, lascio il televisore smontato, prendo un altro televisore là dietro, lo smonto sul banco, viene un terzo cliente con un televisore magari già riparato, cioè questo me l'hai riparato però non prende i canali, io mi trovo incasinato in 30 secondi, quindi si devono evitare questa situazione. Poi ne è arrivato un altro, questo qua dice non prende i canali, non è un ritorno, è uno che adesso è arrivato, un LG, poi vediamo, ha dimenticato di portarmi l'alimentatore, è andato a prendere. Vabbè, qua tutto a posto, chiudiamo tutto e vediamo un po' come va il televisore. Quindi per evitare stress di andare al manicomio, un televisore alla volta, riparato o non riparato, uno alla volta, come i barbieri di Siviglia. Spegniamo, e la cosa importante, non prendo sempre, salvo imprevisti, avviso io quando è pronto, e mai prendere scadenze, mai fissare scadenze, che sono lavori delicati, lavori complessi, è il più bel lavoro ma è più difficile questo qua, è uno dei più difficili, quindi mai prendere scadenze, mai, altrimenti dopo dovete prendere i psicofarmaci, via del risolvimento nervoso. A posto, fortunatamente i buchi sul pannello riflettente erano abbastanza larghi, perché non ho avuto problemi né di allargare il buco né niente, tutto a posto. A posto, riparazione terminata. A posto, televisore richiuso, nessuna zona d'ombra, nessun problema sulla retroilluminazione. Vediamo un attimino le D4. Abbiamo visto la sostituzione barre LED, 6 volt, cioè 6 volt, 6 LED, 3 volt ogni LED. Allora, giustamente il discorso è sempre lo stesso, voleva la pena ordinare le barre, aspettare, lasciare il televisore aperto o impiegare delle barre che costano di più e magari perdere più tempo. Io ho optato per la seconda soluzione, che onestamente il televisore aperto qua non le devo lasciare. Signori, questo è tutto, Luigi Di Donato, questo si è chiuso un'altra volta, capozzo, non bene. Ok, Luigi Donato di Casandrino, ciao a tutti, alla prossima, ciao. A posto, l'immagine è perfetta.